Ciao a tutti e bentornati a Criminalmente Criminale. In studio, come sempre, Roberto e Francesca. Oggi parliamo del trattamento che subisce o che dovrebbe subire il reo all'interno del carcere. Quindi, che cosa in concreto si deve fare per la rieducazione del condannato a una pena detentiva all'interno delle carceri italiane? Partiamo dicendo che il diritto penitenziario è una parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle sanzioni privative e limitative della libertà personale. Le norme del diritto penitenziario che tutt'oggi si seguono sono sparse all'interno di una pluralità di atti normativi, ma in particolare sono contenute nella legge 354 del 26 luglio del 75, che riguarda insomma la riforma dell'ordinamento penitenziario, ordinamento che nel primo articolo regola il trattamento e la rieducazione. In particolare nel primo comma si stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Perfetto, diciamo adesso che nei diversi sistemi sanzionatori, compreso il nostro, quindi nel sistema sanzionatorio italiano, si seguono tre fondamentali idee guida sulla funzione che deve avere la sanzione penale. Innanzitutto c'è l'idea della retribuzione, secondo la quale la pena deve avere una finalità di compensare o comunque di retribuire il male che è stato provocato con la commissione del reato. Poi ci sono quelle che vengono dette di l'idea della prevenzione, che sono la prevenzione sia generale che speciale. Nella prevenzione generale la sanzione penale serve a distogliere la generalità delle persone, quindi tutta la comunità, dal compiere reati, mentre la prevenzione speciale serve a evitare che lo stesso autore di reato torni a delinquere in futuro. Abbiamo parlato dell'ordinamento penitenziario, in materia di sanzione penale si seguono naturalmente anche i principi costituzionali. In particolare ci sono alcuni articoli, come l'articolo 13, che è dedicato in generale alla tutela della libertà personale, l'articolo 27 della Costituzione, che sancisce sia il principio di umanità delle pene, sia, almeno nel nostro ordinamento, il divieto della pena di morte. Ed è proprio l'articolo 27 della Costituzione ad interessarci. In particolare, con il terzo comma, la Costituzione prende posizione sulla funzione della pena, che deve quindi tendere alla rieducazione del condannato. Questa rieducazione però non deve essere intesa come un'ammenda morale o un pentimento interiore, ma riguarda la risocializzazione del reo, quindi la riattivazione nel soggetto del rispetto dei valori fondamentali della vita sociale. L'obiettivo quindi è quello di incidere sui comportamenti esteriori, sui comportamenti sociali, di ristabilire la convivenza civile, insomma. Il carcere invece produce degli effetti desocializzanti, e l'idea della costituzione della rieducazione dovrebbe servire anche a costituire un sistema sanzionatorio con una pluralità tipologica di pene che serve a rendere il carcere come extrema ratio. Un esempio di strumenti che si muovono in tal senso sono le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, che permettono un'individualizzazione più puntuale della pena e di evitare proprio gli effetti desocializzanti della carcerazione. Nell'ordinamento italiano la pena deve perseguire la rieducazione, ma nei limiti di quanto è consentito dalla disponibilità psicologica del reo. Quindi non si può perseguire in modo coattivo. Significa questo che se manca la volontà del soggetto autore di reato, la rieducazione non può essere perseguita. A inizio puntata abbiamo parlato della legge 354 del 1975, grazie alla quale è stato riformato il nostro ordinamento penitenziario. Ma quali sono le peculiarità che sono state introdotte con questa legge? Innanzitutto ci sono le misure alternative alla detenzione, quindi delle possibili forme di esecuzione della sanzione detentiva,
e poi anche il trattamento penitenziario che è stato individualizzato, tutto ciò sempre comunque tenendo conto che la pena deve avere una funzione di risocializzazione, e ciò avviene attraverso quella che viene chiamata l'osservazione scientifica della personalità. E allora dici che cos'è l'osservazione scientifica della personalità? Innanzitutto dobbiamo dire che è un'attività svolta da un'equipe multidisciplinare, il cosiddetto gruppo osservazione e trattamento, il GOT. Questo gruppo è composto da diverse figure professionali che agiscono, cioè diciamo che si trovano sia all'interno del carcere che all'esterno, come per esempio nel primo caso c'è l'educatore, l'assistente sociale, il personale dell'amministrazione penitenziaria, nel secondo caso quindi persone esterne, ci sono esperti in materie come la psicologia, la psichiatria, la criminologia. E dopodiché ci sono anche comunque altri operatori penitenziari. Chi dirige, diciamo, queste attività? Queste attività si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono finalizzate a rilevare quelle che possono essere le carenze fisiopsichiche oppure altre cause del disadattamento sociale del detenuto. Inoltre permette di ottenere quella che è l'individualizzazione del trattamento di condannati e internati. Infatti l'osservazione scientifica della personalità può essere svolta soltanto per queste due figure. Viene svolta all'inizio dell'esecuzione e deve anche proseguire per tutta la sua durata. Viene svolta all'inizio perché permette appunto al GOT di formulare il programma individualizzato, dopodiché bisogna rispondere a quelli che sono i particolari bisogni della personalità di ciascun autore di reato e quindi svolgerla anche durante la detenzione permette di adattare il trattamento alle esigenze del caso concreto. E quindi come funziona nella pratica tutto questo? Prima di tutto bisogna acquisire i dati relativi ai diversi fattori che possono avere inciso sulla criminogenesi. Quindi per esempio si prendono dati giudiziari, dati penitenziari, anche dati clinici, psicologici, sociali, e si riflette su tali dati insieme al condannato all'internato. L'oggetto di osservazione sono quindi il fatto commesso, tutte le motivazioni che hanno spinto il soggetto a delinquere, le conseguenze negative che si sono ripercosse sul soggetto stesso e ma naturalmente le possibili azioni riparatorie che possono essere messe in atto dal soggetto. Okay. Tutti questi elementi alla fine vengono valutati nella riunione di sintesi del effettuata dal GOT e naturalmente il GOT segue due parametri generali, quindi il modo in cui il soggetto ha vissuto tutte le sue esperienze criminali e la disponibilità che tale soggetto dimostra nel seguire il trattamento. Perfetto. Allora, vi abbiamo descritto in questa puntata il sistema penitenziario e il modo in cui vengono rieducati i condannati all'interno delle carceri. Ovviamente sappiamo che non sempre le cose funzionano come dovrebbero. Alcune puntate fa, ad esempio, abbiamo visto come la situazione dei detenuti è motivo di dibattito, e uno dei motivi è anche l'osservazione scientifica della personalità, che non viene sempre fatta o comunque portata avanti durante tutta la detenzione del reo. Fateci sapere le vostre idee, le vostre opinioni rispetto a quello che vi abbiamo detto, fateci sapere se non vi abbiamo detto tutto e quindi se volete avere altre informazioni su quello di cui vi abbiamo parlato ora. Torniamo nuovamente sugli omicidi avvenuti all'ospedale di Saronno. Durante la settimana ve ne abbiamo parlato anche durante la diretta, ora andiamo un pochino più sulla notizia e quindi cerchiamo di darvi tutte le informazioni che vi servono. Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga sono accusati di omicidio volontario nei confronti di 5 persone, compreso l'ex marito della donna. Interrogati dal GIP, la Taroni si è avvalsa della facoltà di non rispondere, mentre Cazzaniga, che a detta del suo avvocato sarebbe molto provato, si è detto disponibile a chiarire la vicenda. Dalle prime indiscrezioni, il medico avrebbe somministrato quei farmaci per alleviare le sofferenze dei pazienti e avrebbe respinto tutte le accuse di omicidio volontario.
L'avvocato avrebbe presentato domanda di arresti domiciliari. Infine, sarebbero almeno 50 le cartelle cliniche sequestrate dai carabinieri e dalle intercettazioni sarebbero emersi due particolari inquietanti. La volontà della coppia di uccidere un cugino acquisito della donna e la costante somministrazione di farmaci sedativi al figlio di Laura Taroni, che avrebbe anche chiesto alla donna di dargli meno farmaci. Anche la settimana prossima continueremo a seguire la vicenda, che sta assumendo contorni sempre più definiti e inquietanti. Infine vediamo una notizia flash su uno dei casi più discussi degli ultimi tempi, ovvero quello relativo a Roberta Ragusa. Il PM, al termine della requisitoria, ha chiesto 20 anni di carcere per Antonio Logli, il marito della donna accusato di omicidio e della distruzione del cadavere. La lettura della sentenza è in programma per il 21 dicembre. Allora, l'appuntamento settimanale con la rubrica di Psycho on Desk ci consegna tre articoli, tra i quali uno è di interesse forense. Il primo è il testimone silenzioso, l'autopsia psicologica nei casi di morte sospetta. Articolo scritto dal nostro speaker Roberto Molino. Il secondo è un interessante articolo firmato da Elisabetta Ricciardi che si intitola 8 buoni motivi per scegliere psicologia clinica. Questo è l'inizio di una serie di articoli che aiuteranno a chiarire il ruolo dello psicologo e le differenze con lo psicoterapeuta. Infine, uno splendido articolo sulla realtà dello studio all'estero. L'articolo si intitola Studiare all'estero, quali le ragioni e quali gli effetti? Ed è firmato da Palma Guarini. Ricordatevi di andare su psychondesk.it, leggete gli articoli, ma soprattutto commentate. È sempre bello e utile il confronto con gli autori, che potranno rispondere alle vostre domande e fugare i vostri dubbi. Quindi non perdete l'occasione, anche perché PsychonDesk sta diventando pian piano una realtà nazionale importante e bisogna sfruttare al meglio queste occasioni. Quindi noi vi diamo l'appuntamento per domenica prossima. L'argomento della settimana sarà l'imputabilità e la pericolosità sociale. Un saluto da Roberto e Francesca. Ciao! Ciao!